e l'esperienza e il cinema e tutto quello che è stato filmato qua. Quindi pensavamo di proporre un'esperienza legata al cinema e il brand diciamo più importante è quello dello spaghetti western, però non volevamo soltanto chiuderci allo spaghetti western e includere tutto il territorio intorno dove altri film sono stati fatti, e quindi l'idea era di dare un titolo un po' più vicino a Cine Experience come concetto, ok? Quindi potrebbe essere, qui sto andando io avanti, spaghetti western la versione, poi Viterbo può essere, abbiamo detto, Fellini, eccetera. Però il concetto di base, quindi potrebbe essere in più posti, però il concetto di base è che se la tua vita non è un film, trasforma almeno una vacanza, ok? Quindi l'idea è di vivere l'esperienza di fare un film, o come si fa un film, tutto quello che c'è intorno adesso, qui in questo luogo. Quindi diciamo le attività principali sarebbero quelle di supporto e istruzione per girare il film, qui, ok? Partendo quindi uno entrerebbe, pagherebbe un biglietto e vivrebbe un'esperienza sensoriale del cinema in tutte le sue forme, da le location, quindi il set del film, alla tavola imbandita, cosa mangiavano gli attori, cosa fanno, vestiti, tutta la parte del vestiario. Uno poteva quindi praticamente interpretare tutti i pezzi e utilizzarli per poi fare un film. Da lì si può anche pensare a una serie di percorsi diversi, cioè Pinocchio piuttosto che altro, e ognuno potrebbe poi andare a vivere quell'esperienza e poi filmare quel film e interpretarlo come vuole. La base era mantenere questo come set di cinema. Altre attività sono quelle dell'esperienza della vita attorno alla creazione del film, quindi tutta quella parte là. Abbiamo pensato anche che dall'altra parte della strada c'è un centro commerciale, quindi questo potrebbe diventare un bel baby parking, quindi non solo baby parking ma tutta l'attività legata alla didattica per le scuole che potrebbero venire la mattina qua. Uno spazio museale, quindi questo però non con la costruzione di un museo, ma come vivere il museo, quindi anche andare in giro a dire questo film è stato girato qua, non è che devo andare dentro un cinema e rivederlo, posso viverlo con l'iPad e quindi avere quell'esperienza diretta di location e quello che è il film. Chiaramente movie food è l'altro aspetto, agri-food. Quindi un parco, per concludere, un parco esperienziale del cinema che mira a creare turismo di mezza giornata, dove riscopriamo l'esperienza e la storia del cinema di Manziana e dove diventano registi e attori, le persone diventano i protagonisti del proprio film.